Si è concluso lo scavo della galleria che collega l'attuale capolinea della metropolitana Fermi con la futura fermata Cascine Vica su Corso Francia. Oltre 200 le persone impiegate sul prolungamento della linea 1. Elena Cestino. Abbattuti gli ultimi centimetri di terra, la galleria che unisce Fermi a Cascine Vica è aperta. Un tunnel lungo 3,4 km scavato senza talpa con metodo tradizionale che unisce l'attuale capolinea della metropolitana di Torino con la futura fermata su Corso Francia all'altezza della tangenziale. Lo scavo era iniziato a marzo 2021. Uno scavo che tutto sommato non ha avuto grossi imprevisti tecnici. Peccato il Covid, peccato i costi, il caro materiale legato alla guerra. Altrimenti insomma saremmo stati anche un po' più rapidi. Il punto di arrivo attuale dell'opera, nelle nostre intenzioni non è la stazione di testa, noi puntiamo ad arrivare a Rivoli Centro. Abbiamo già candidato la città e Infrato per ottenere nuove risorse per arrivare a Rivoli e soprattutto il grande progetto della linea 2 della metro che deve partire quanto prima con la nomina del commissario Chiaia condivisa dalla città e dal governo. Per quello che riguarda il prolungamento della linea 1 verrà completata e realizzata l'apertura quanto prima. Certamente contiamo di aprire i cantieri della linea 2 nel 2025. Intanto procedono i lavori per la realizzazione delle quattro stazioni di Certosa, Collegno Centro, Leuman e Cascine Vica e del parcheggio di interscambio a Cascine Vica. A Certosa e Collegno Centro è in corso la posa degli impianti. Sono più di 200 le persone impiegate sul prolungamento della linea 1 della metropolitana.